l'approdo al cortile dei Gentili, devo ringraziare il Cardinale Ravasi che ha voluto che facessi questo, no? Quando mi hanno chiesto questo servizio, io non ho avuto un po' paura perché per me era comunque un cambiamento, no? E dunque c'è stato all'inizio cosa farò, cosa succederà. Però appena mi è stato presentato cosa c'era da fare, penso, c'è stato penso un senso di responsabilità, anche un po' di timore di non fare danni rispetto a questo lavoro che era già stato fatto, perché il Cortile dei Gentili lavora da tanto tempo, no? Non è che è qualcosa da creare. E allo stesso tempo quello che mi piacque molto dell'apporto del Cortile dei Gentili, anche in riferimento a quello che abbiamo detto finora, è che era uno strumento di dialogo con persone che non la pensavano come noi. Allora, la missione del Cortile dei Gentili, lo dico proprio nelle parole più semplici che uno possa immaginare, secondo me, è di essere uno strumento per la Chiesa di parlare con quelli che non pensano come lei pensa. Dimostra l'apertura della Chiesa a questo, diciamo, desiderio di dialogo, ma manifesta anche qualcosa di più profondo. Manifesta che la Chiesa cattolica vuole essere sempre, no, in rapporto dialogico col mondo, e specialmente quando questo è difficile, cioè non desidera tirarsi indietro, desidera andare oltre. Quello che speriamo di fare nei mesi, in realtà questi sono solo esempi, a livello strutturale sono due cose. La prima è un'integrazione più completa del Cortile dei Gentili con il resto del lavoro che viene fatto nel Pontificio Consiglio della Cultura, che ha tantissime ricchezze, no? Questa è la prima. La seconda è di introdurre tutta una serie di tematiche urgenti, per esempio una di queste è la violenza sulle donne, lo sviluppo sostenibile, no? Più urgenti, no? Che sono a cuore del Santo Padre e che vanno fatte oggetto di dialogo con tutti, perché toccheranno tutti. Queste questioni sono di portata universale, nessuno può essere escluso da queste discussioni. Escludere qualcuno sarebbe semplicemente folle.